Torna all'Aquila la rassegna ai cantieri dell'immaginario, dall'8 luglio sino al 25. Tornano gli spettacoli della fortunata rassegna, punto fermo dell'estate aquilana, che vede la partecipazione delle principali istituzioni culturali aquilane sotto la guida del TSA e del direttore artistico Leonardo De Amicis. L'Aquila nella ripartenza è stata la prima, con il primissimo spettacolo dal vivo in Italia di Cristicchi e Quarta a Colle Maggio. Ora si torna nelle piazze, in Piazza Duomo e all'Auditorium del Parco. Ci sarà il distanziamento assicurato, per questo per accedere agli spettacoli sarà necessario esibire la ricevuta che attesta l'acquisto per quelli a pagamento e la prenotazione per i gratuiti, tutto da fare tramite sito. Sì, sono contento intanto che questo accada nella mia città, è una città che è abituata comunque alle ripartenze e dopo questa pandemia sembrava quasi impossibile poter neanche parlare di organizzare qualcosa a livello di spettacolo, ma io credo fermamente che la cultura sia parte integrante della crescita di una società, ciò che ci ristruttura, e quindi ne abbiamo parlato molto con il sindaco e siamo arrivati appunto a decidere di poterlo fare. L'Aquila è una apripista, l'Aquila ha sempre avuto grande dimestichezza con la cultura e con le arti e questo è un motivo d'orgoglio nostro e sono contento di esserci. I cantieri dell'immaginario necessitano dell'apporto delle associazioni locali, anzi li ringrazio, senza di loro non si potrebbe fare niente. Abbiamo fatto un lavoro in sinergia, abbiamo creato come sempre delle sinergie, il cartellone ha dei buoni contenuti, dall'8 al 25 luglio a Piazza del Duomo. Alice che canta Battiato, la Sinfonica con Uto Ughi, il TSA con i suoi spettacoli, solisti, Barattelli, Spazio Rimediato, Associazione Ricordo, Gruppo Emotion con il Balletto di Torino, Teatro Vista, Teatro Z, Teatro dei 99, Nati nelle Note e tante altre associazioni che collaborano. Alla conferenza, oltre al direttore De Amicis, il sindaco Biondi, il presidente del Consiglio regionale Sospiri, Rita Centofanti, in rappresentanza del TSA, Comune e Regione ovviamente supportano.